Amici sportivi, eccoci collegati con Monticini. Mi sta per l'inizio il conto valido. Settima giornata del campionato, seconda divisione del girone A. La Sportiva contro il Brusco. Ultima partita prima della fine dell'anno. Classifica che vede la Sportiva al secondo posto, a 17 punti dietro la capolista Pisogna. E forza ragazzi, vediamo come va con l'Erbusco, squadra ostica. Servizio alla Monica. Lomba! Fuori 2-0 per la Brusco. Brava Alamagni, stasera parte titolare posto della Laura Rimo, che reduce da un'influenza. Vediamo se subentrerà al bisogno. Tanto forza alle mani. Ecco, prendiamo. Ups, è un po' alta. No, spigolo. Tre uno per il Brusco. Fuori 3-2. Peccato, ha presa la Debbie. Alemagna servizio, buon inizio dell'Alemagna a rientro quest'anno dopo un stop causa accertamenti, adesso ha ripreso vigore. La prendiamo. Ops, dai, dai giù, pallonettino, dai, no, Monica schissa. Dai, la prendiamo. Dai, sale la seconda, bella, bella, 4 pari. Cinque, 4 Brusco.
fuori di poco, 6-5. Belgio. Bella. Stai una presa ancora. Dai che non va questa. Non va. Sei pari. Dai che le abbiamo agganciate. Dai. Vale, dentro? Sì. 7-6 per noi. Oh, primo sorpasso. Ancora qua. Ah, bella Sara. L'abbiamo presa ancora. Monica. Oh, bello scambio. Ah, bravissima. La palleggiatrice dell'Erbusco l'ha messa. Bello scambio. Palla ancora sul nastro. Si è rifatto avanti l'Erbusco 9-7. Erbusco. Time out chiesto da coach Paola. Ah, peccato, eravamo arrivati a 7 pari, però abbiamo scappato nuovamente.
richiesto del Bosco, punteggio 12-11 per il Bosco. Salvataggio bellissimo sotto rete dall'Alemagna e poi schiacciata della Sara, 14-13 dai. Set molto complicato per le fagianine, ma vediamo. Ah, 14 pari. Quindici e quattordici. Peccato. Sono ripassate avanti. Yeah.
18-14. Secondo time out? No. Ah, seccato. Ne abbiamo lasciato scappare. Fuori? Ah, 19-14. Break. Time out. Secondo time out, peccato. 19-14 al Rusco. Andiamo di riordinare le idee. Secondo cambio nella fila della sportiva, entra la Daniela al posto della Joe. Vediamo. No! No! Non ci siamo. Thank you.
inizio del secondo set, primo set appannaggio dell'Arbusco, 25-17. Dai ragazzi, subito. Fuori. Oh. Sportiva. Di Mancino, buona partenza, 4-1, proseguiamo così. Fuori, 5-1. Rimasta di qua, 5-3, no, facciamole salire. Sei 3, dai Monica. Thank you.
cominciamo a picchiare come sappiamo fare. Non va, non va, non va. 8-4. Ah, arrivo, picchia. Vabbè, 5, dai. Benissimo. 9-6. Vai Rimo! Vai Rimo! Vai Rimo! 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 Yeah.
16 più 7, dai. Monica, 15-7, dai Fede, qualche battutina. Abbiamo Fede. Bello! Ah. Cos'è? Ragazze 16-11, no, abbassiamo la guardia. Cosa fa l'Inter col Bologna, Coppa Italia, punteggio 0-0 al 39esimo, gli altri campi, la Liga Spagnola, Barcellona battuto l'Almeria 3-2. Ritorniamo qui a Mocciami. Fuori ancora? Ah, ragazzi, 16-12. Time out subito Paola, perché... Forza! Vai raga! Era 16-9. Dai,
adesso basta. Pari 16-9, incredibile, incredibile. Vai ragazzi. Oh!
soffrire ancora in questo secondo set. Marimo. Servizio del Busco, fase delicata del set. Stavo dicendo, non ho ancora sbagliato un servizio. Dai, 24-22. A 23. Time out, chiesto da Coach Paolo. Sono passati 24 a 23. Ah, già. Dai Sara. Ah, l'ha preso. Sembra una partita stregata.
minuto, inizio il terzo set.
Lazio, te lo sportiva.
sportivo, andare sul 2-1, cercare ben preso. E Fede. Mettiamo questo e poi pensiamo al quarto. Eccoci collegati col palazzetto Monticelli, inizio del quarto set decisivo per entrambe le squadre, per la sportiva per portare il match al tiebreak del Busco per chiudere da qua. Vediamo, forza ragazzi, dai. Yeah.
Porterò quello in terzo. Set. Vediamo se riusciamo a portare la partita al quinto set.
Dai, 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 dai. Tie break a un passo, ma non sarà un'altra partita il tie break. Era passata giusta la palla? Mi sembrava di quella all'asta. No, no, giusta è passata. Ah,
Due punti per andare al tie break insperato dopo i primi due set, sembrava la partita. Non si è messa male con la sua ragazza, hanno recuperato, vediamo come va fuori. Dovevano essere quasi sicuri di andare al tie break. Allora, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. 23-9, un bel vantaggio. Se in secondo io avevo il vantaggio 16-9. È andata a finire male. Ma no, non ci pensiamo adesso. Pensiamo a vincere questo quarto set. Andiamo a giocarci. Brava Debbie! Andiamo 14 palle set per andare al decisivo tempo. Un punto l'abbiamo preso, quindi raggiungiamo in testa classifica il Pisano. Vediamo come va il tie break. Dobbiamo ancora arrivare al tie break, però 24-11, tocchiamoci però. Rimonti del genere, se ne ricordano poco, forse nel 2012-2013 campionato A2 femminile, Taranto contro Messina, era un 24-9, c'era stato un rimonto incredibile del Taranto che era vinto 27-25, speriamo non sia oggi il caso. 24-12, cerchiamo di fare un altro 25-12. 25-12, come Natale, vediamo se riusciamo a farlo. No, pensavamo ancora un set natalizio. No, 24-13, 37. Raga, un pochettino sì, ma l'importante è vedere il campo. È buona? Ah, 24-14, ancora 10 palle set. Mettiamola piano. Non va. Non è arrivata. Dai. Non era passata? Va bene, dai. Chiudiamo sta partita. Oh! 25-14, quarto set, andiamo al tie break. Eccoci collegati con la Piazza dei Monticelli Brusati, dove sta per inizio il quinto e decisivo set tra la Sportiva e l'Erbusco. Due pari, dopo quattro montanissimi set, vantaggio 2-7-0 l'Erbusco, e intanto la Sportiva, vediamo questo set, si azzera tutto, si riparte da fuori, vediamo chi si indicherà la partita. Il servizio alla Sportiva, vai Rimo. Thank you.
qualità sportiva. Allora, ragazzo, dai, subito. Brava Rino! 2-0! Squadra un po' debilitata fisicamente, bisogna dirlo. Rino e Alef ebbricitati negli ultimi giorni, la debole indigestione la settimana passata. Però stringono i denti. Dai, 2-1. Sportiva, dai. Bisogna dimenticare i due set precedenti, vinti abbastanza agevolmente. Intanto la solita grinta. Portare a casa il risultato, dai che va. C'è. L'arbitro ci mette un attimino a segnalare di chi è il punto, però alla fine ha segnato con il 3-1 Fedi, dai. No, Fedi, ha toccato. Va bene, dai, niente, esageriamo tutto. Dai, 3-2 per noi. Vediamo se anche loro sbagliano. Loro hanno sbagliato veramente poco di servizio. Sara Debbie. Giù. Sara. Dai che no. Dai che va fuori. 4-2. Dai. Cerchiamo di andare al cambio campo. Un vantaggio. Sara. Cos'è successo? La palla ha danzato sulla rete, non lo si è capito bene. 4-3, dai, subito. Rialzeremo tutto. Debbie, ottimo. No. L'ha toccata? Sì. 4 pari. Si sapeva che il tie break è sempre un turno all'otto, a prescindere da chi era in vantaggio i set precedenti. Vai giù, non va. 5-4. Da servizio, dai, dalle mani, bellissima prestazione della stasera, ha cominciato a toccare il divano, dai, brava. Giù, oh, brava Giù, sei fatto, dai. Sarà bello riuscire a incrementare anche di un punto il vantaggio, dai. Rimo, da che vettore, attenzione, Gio, Rimo, 6-4, da che prendiamo, brava Ale, e Gio, piano, bella, piano in senso, punto importantissimo, che è successo, l'hanno ripreso, adesso andiamo alla seconda, bella. Anziché su 6-5, dai, ancora un punto per fare formazione, dai alle mani, la Sara chiude la formazione un attimino per rifiatare l'espediente usato da un po' tutte le squadre, dai alle mani, che ore sono, che di solito alle 10:30 viene una certa sonnolenza, dai.
7-4, ancora un punto per andare al cambio campo, speriamo di farlo noi. Dai Ale, Ale Magni. Fuori, peccato, 7-5. Fuori di poco, ragazzi, dai subito. Dai subito, subito, subito. E qui questo punto. Facciamole venire su. Ma che è un po' schiacciato, attenzione, quelle schiacciate lì senza saltare. Brava! 8-5, cambio campo. Ah, cambio campo super veloce. Punteggio 8-5 la sportiva. C'è il punteggio 9-5 più 4. Dai ragazzi, ancora 6 punti per una rimonta incredibile. Ah, peccato. Dai, devo essere subito, subito a resettare. Dai, 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 dai. Concentrati perché non è facile. Il tie break è un... come abbiamo già detto, una partita a sé. Ah, peccato. 9-7, 9-7. Attenzione, attenzione. Chiamiamo time out. Come va là? Fuori, 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 brava Alemagni, Alemagni, scusa, brava Alemagni, ma questa è l'Ale volta, c'è un pluriferale di Ale in questa squadra. Adesso la Ale volta a servizio. Prima è stato veramente decisivo in set precedente, speriamo prosegue a rendere difficile la ricezione la squadra del secondo, vincendo 17. Attenzione, brava Ale. Sara, attenzione dalla seconda linea, fuori, 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 di poco ma fuori, 11-7. Chiesto nel busco, l'hanno presa. Dai che non può schiacciare, dai dai Ale, 1 2. Ah, oh, fuori, peccato. 11-8, grande, grande tensione ancora qui al palazzetto, questo tie break che decide la sfida della settima giornata tra la sportiva e l'erbusco. Baby, chi va su? Non l'ho preso. Da qua vediamo. Brava. Dai Sara. Ah, è andata, l'ha presa. 11-9, qui c'è da soffrire, qui c'è da soffrire.
eravamo 17 all'inizio 9 ragazzi. Dai ragazzi, subito, dai subito. Paola, prossimo punto, se fanno punto ci vuole un time out. Time out. No, time out. Eravamo 17, il tempo è che così spietato, il bello della pallavolo è questo, il risultato è sempre in bilico. Dai che non va, 12-10, buon torneo, dai Rimo, tranquilla Rimo, dai. Dai Rimo! 12-10 la sportiva, Rimo, Laura Rimo al servizio. Bello, attenzione, brava Ale. Ah, peccato, dai. Fermiamola, dai che la prendiamo, sì, Ale, Fede, Sara, dai che va fuori, no, l'ha presa, oh, facile, Gio. Ha toccato la rete, dai, sì, gente, dai. Dai, niente, risottiamo sul 13-10, due punti dal match, dai, Rimo, tranquilla, dai. Dai, che l'abbiamo presa, attenzione, ah, il senso. Ah, è rimasta di fianco, va bene, 13-11, dai. Tranquillo, subito, dai. 13-11. Oh, roraccio servizio! 14-11. La giocatrice dal busco. Senza rispondere adesso la Fede. Andiamo a servire per il match, dai. Vai. 14-11, mettiamolo adesso. E c'è! 15-10 ogni volta, incredibile! 15-10! Bravissimo ragazzo, una rimonta incredibile. Rimonta incredibile, avevamo perso le speranze di verità. 3-2 che permette alla sportiva di balzare in testa la classifica di un punto sopra il Pisoni, una partita in più, però ci sarà lo scopo diretto a gennaio.